Io non sono alla ricerca di situazioni, però mi sembra abbastanza lampante, riconosciuto da tutti, che ci sono stati perlomeno due o tre situazioni, episodi che se li hai a favore ti indirizzano la gara verso una direzione, se li hai a sfavore ti mettono in una condizione abbastanza difficile, no? Cioè, voglio dire, condizionano tante situazioni, no? Anche di nervosismo, di tensione, però questo, ripeto, io cerco di lavorare sui ragazzi, purtroppo quello che succede poi e gli errori, perché come sbagliamo noi, a volte ci possono essere anche decisioni arbitrali non fortunate, diciamo, e dobbiamo sapere accettare e andare avanti. Diciamo che a Vicenza la squadra è stata quello che vi ho detto prima, cioè ha avuto tante possibilità di essere produttiva, sbagliando purtroppo perché le occasioni da rete vengono se tu poi anche sei bravo nella finalizzazione, nell'ultimo passaggio, nella scelta giusta di chi mandare dentro. Ecco, è mancata questa. Nel primo tempo ci sono tante situazioni dove addirittura noi ripartivamo 3 contro 2 e magari c'è stato il passaggio sbagliato. Cioè, ecco, questo denota sicuramente un'eccessiva tensione che non deve esserci. Qui non c'è un problema Melchiorri Maniero, perché sono giocatori che io vi ho detto, no? Che se stanno bene possono anche coesistere, no? Vorrei ricordare che Pippo è rientrato con Lentella veramente anche in maniera è stato bravo perché ha avuto una caviglia gonfia, questa caviglia che ha avuto la distorsione a Cittadella non gli ha permesso di allenarsi bene, da lì gli è venuto fuori un problema tendineo, cioè Pippo è un giocatore che in questo momento si sta trascinando dietro alcuni problemini e quindi la gestione dell'allenatore non è che può fare fuori Maniero, è una gestione oculata e attenta a quello che sono anche le risposte del lavoro della settimana. Se Pippo sta bene, Melchiorri sta bene, io se i giocatori stanno bene faccio giocare anche insieme, perché tra l'altro Melchiorri ha anche dimostrato, anche se era una partita viziata da tante situazioni perché c'era tanta profondità, no? Però di poter giocare anche attaccante esterno.